Il bambino ha una grave sepsi meningococcica, è ricoverato in terapia intensiva, e le sue condizioni sono critiche ma stabili. I medici e gli infermieri sia della terapia intensiva che gli infettivologi stanno aggiustando la terapia, sostenendo le sue funzioni vitali e il bambino sta rispondendo alla terapia. Però al momento la prognosi è riservata e solo nelle prossime ore potremo sapere come evolve la situazione. Il vaccino lascia una piccolissima fetta di popolazione non protetta, quelli che noi chiamiamo i non responder. Sono meno del 5%, intendo dire che se noi vacciniamo 100 persone ce ne possono essere 3, 4 che non rispondono al vaccino, cioè come non l'avessero fatto. Queste sono quelle persone a cui noi potremmo farglielo anche 10 volte e comunque non risponderebbero mai. A parte questo, che capita con tutte le vaccinazioni, non solo con quello meningococcico, quello che noi dobbiamo sapere, perché la letteratura ce l'ha insegnato e anche la nostra esperienza in Toscana ci ha confermato in questo, è che a distanza di un po' di anni dalla vaccinazione gli anticorpi se ne vanno. Per molte malattie, come l'epatite, se gli anticorpi se ne vanno non è un problema, perché basta ricordarsi delle infezioni e abbiamo tutto il tempo, con calma, di fare gli anticorpi intanto che il virus cerca di aggredirci. Per il meningococco, così come per il tetano, è diverso, perché il meningococco e il tetano possono ucciderci in una manciata di ore, in 6 ore, in 10 ore, in una giornata. E noi non facciamo in tempo a ricordarci dei nostri anticorpi. Per questo dobbiamo averli sempre pronti e per questo, per delle malattie come la meningite meningococcica e il tetano, abbiamo bisogno di fare richiami.